do la parola a Valerio Caprara. Sì, grazie. Ti ringrazio molto, ringrazio tutti voi. Devo dire che se, dopo quello che è stato già detto così bene e raccontato, se rivelassi altri dettagli della trama, farei veramente la figura del critico cinematografico, del rompiscatole, del guastafeste, perché veramente è importante che il film poi arrivi in maniera così spontanea alla vostra impressione, alla vostra sensibilità. E sicuramente non vi rivelerò il finale, come fanno tra l'altro anche alcuni colleghi. In realtà la cosa che è più interessante del film è la straordinarietà nell'ordinarietà. Vero è che noi che abitiamo in questa meravigliosa landa, la straordinarietà siamo abbastanza abituati e quindi neppure un'otaria nel nostro bagno potrebbe stupirci dopo quello che vediamo e a cui assistiamo tutti i giorni. Però devo dire che questo senso della vita, questo gusto dell'imprevedibile, questo gusto dell'inaspettato è quello poi che fa il quid delle vere importanti commedie della postmodernità, dove insomma la nostra fragile costruzione di cittadini, di esseri umani, di compagni, di parenti, di figli, viene facilmente spazzata via dal continuo crollo di questi prefabbricati mentali e esistenziali. Però mi hanno fatto un gran favore tutti quelli che mi hanno preceduto, illustrando la sostanza volatile e così affabilmente provocatoria del film, perché mi permettono di sottolineare un fatto che invece mi è più caro e che non attiene strettamente, burocraticamente alle esigenze della critica cinematografica intesa proprio come compito professionale, cioè la figura di Lina Mangiacarte, perché io come molti di noi l'ho frequentata, l'ho conosciuta, abbiamo vissuto molte stagioni assieme, per esempio agli incontri internazionali del cinema di Sorrento, da quando io appunto ne presi la direzione artistica insieme a Rondi e poi anche senza Rondi, dove con Lina c'era un rapporto secondo me molto, molto vivace, molto sano, cioè non eravamo appiattiti, soprattutto lei non era appiattita su di me perché era difficile farle appiattire su qualsiasi cosa, comunque non eravamo come dire complici, ma eravamo solidali nel pensare al cinema e nel proporne di questo cinema idee, sensazioni, modi di presentazione, modi di interpretazione sempre diversi, qualche volta anche conflittuali, ma più spesso assolutamente, come dire, armonici. Il senso del festival con le sue idee, con i film che portava, con la presenza qualche volta anche bizzarra, divertente, sottilmente provocatoria del gruppo, serviva proprio a non renderci burocrati del cinema, a non farci assomigliare a quei bonzi che fanno proprio della direzione dei festival una professione, assomigliano a dei manager così più o meno ramificati, ammanigliati nella politica, e non a dei cinefili, a degli appassionati. E questa presenza di Lina Mangiacarte è stata importante, secondo me un premio come questo, che sento proprio così vivo nella vostra presenza, nel vostro interesse, è un modo importante per non consegnare la figura di Lina e quello che è stato, quello che abbiamo fatto e forse anche quello che non abbiamo fatto, alla banale nostalgia, alla curiosità, al reperto, alla citazione, ma per farla vivere in concreto, in quello che noi come cittadini, come cinefili, come appassionati, viviamo ogni giorno e riflettiamo dalle nostre esperienze agli altri e viceversa. I premi, in fondo, in questa ottica, sono tanti, sono troppi,
Ma come fare a distinguerli? Come fare a classificarli? Come fare a sentirli in maniera diversa? E il segreto, un facile segreto, sta nel nucleo fondante, fondativo di questi premi. C'è un nucleo caldo, c'è un nucleo caldo che veramente risponde a un impulso, a un sentimento, a una voglia di sottolineare, di abbracciare, di condividere. E ci sono tanti premi, anche in tanti festival, naturalmente anche, voglio dire, fa parte del gioco, non è una cosa scandalosa, ma che hanno un nucleo freddo, un nucleo cerimoniale, un nucleo, come dire, obbligatorio. Secondo me questo premio, la scelta di questo film, ma potevamo sceglierne altri due, tre, siamo stati così tranquillamente a duellare su questi film in maniera amabile, ma come succede a tutti noi quando usciamo da una sala, quando vediamo un film in televisione, quando lo rievochiamo con gli altri. E secondo me la scelta di questo premio fa sì che si esca dalla circostanza, si esca dalla cerimonia, appunto, che pure ci coinvolge e ci commuove, e ci proietti a discutere di film che sarebbero piaciuti a Lina, ma soprattutto che sarebbero serviti ad ampliare le esperienze che insieme a Lina e al suo gruppo andavamo facendo in quegli anni e che qualcuno continua a fare anche oggi, in un ventaglio molto più ampio di film, molto più ampio di titoli, molto più ampio di spettacoli e di esperienze artistiche. Un film come Un sapore di ruggine e ossa, che potete vedere nel circuito normale, potrebbe benissimo essere uno dei film in cui questo nostro impulso si ritrova, si solidifica, addirittura si esalta. Il nucleo, come dire, caldo, insomma, della figura di Lina Mangiacapre vive in questo premio, ma per fortuna, come succede in quelle occasioni che nella nostra vita non sono soltanto meri appuntamenti, obblighi, date segnate sull'agenda, da questo premio, come dire, assume nuova vita e entra ed entrerà nel nostro quotidiano, nel nostro sentire, nel nostro evolverci, non solo di cinefili, ma forse di esseri umani. Grazie. Allora.